ripeto, colgo ancora una volta l'occasione per ringraziare il collega Vittorio La Polla e questa iniziativa che lui ha inaugurato, sicuramente io la perseguirò. Anche migliorandola, allargando magari la platea dei beneficiari di questo bellissimo palazzo, perché credo che, a partire dai pesaresi, tutti dobbiamo essere consapevoli delle ricchezze, ricchezze culturali, artistiche di questa provincia, di questo territorio. Quindi sicuramente, continuerò in questo suo. Provincia nella quale, arrivo per la prima volta, conoscendo altre realtà di questa regione, e il primo impatto è stato meraviglioso. Una bellissima città, la piazza che ospita il Palazzo Ducale, ho sempre detto sin dal primo momento, mi sembra una bomboniera, per come è curata, per come architettonicamente è messa. Spero di, compatibilmente con gli impegni che in ogni prefettura ci sono, insomma, quindi molteplici attività nelle quali ci dobbiamo misurare ogni giorno e problemi. Spero di godermi anche il territorio perché mi dicono essere bellissimo e quindi chi me l'ha detto è degno di fede, proprio il mio predecessore, ma anche amici che ho qui nelle Marche. Mi hanno detto, guarda, adesso sicuramente magari non vorrei fare gaffe con le altre province, ma dice, sicuramente Pesaro e la provincia di Pesaro forse sono la parte più bella di questo territorio. E dobbiamo cercare con tutte le nostre forze e con una sinergia tra le varie istituzioni, perché io amo lavorare molto di squadra, e dobbiamo cercare di mettere queste attività, questi soggetti in condizioni di ripartire. Ovviamente la parte preponderante, la parte più importante la sta facendo il governo, che ha licenziato finalmente il piano Ristori, e quindi fare in modo che queste persone possano ripartire con gli aiuti dello Stato e non incappare in problematiche che sono legate purtroppo a fenomeni di delinquenza. O meglio, più che delinquenza, criminalità come estorsione, usura e quant'altro. Quindi l'augurio e l'impegno è che i ristoratori, come i bar, come le palestre, come i teatri, i cinema, insomma, tutti quelli che hanno avuto il danno più grande da questa pandemia possano riprendere e riprendere nel miglior modo possibile.